Prima si accanisce contro un distributore di snack, poi tenta un colpo alla barra alle mie spalle dopo aver spaccato la vetrata con un grosso masso di cemento, ma nel giro di pochi minuti è stato arrestato dalla polizia. A finire in manette un 49enne fiorentino già noto alle forze dell'ordine. Ci troviamo in via Spinello, nel cuore del centro aretino. L'allarme del locale è scattato questa notte attorno alle 3. Qui fortunatamente sono detti antiproiettili, antitrazione, è partito l'allarme che ha funzionato tutto a dovere. Le forze dell'ordine che casualmente erano qui davanti alla stazione, a quello che ho capito, e sono intervenute subito. Ora, da cittadino dico che queste persone dovrebbero un attimino essere anche, come dire, messe dentro e ci dovrebbero stare un po' di tempo, perché anche per le forze dell'ordine che operano in questi settori è brutto vedere che il giorno dopo sono a dare la caccia alle stesse persone. Non è la prima volta che il locale finisce nel mirino di malviventi. Un furto era già stato messo a segno nel 91. Ci hanno sfondato dall'appartamento di sopra, hanno sfondato il solaio, sono entrati, hanno portato via la cassaforte e questa volta è andata bene per una serie di motivazioni. Magari non era la persona giusta per fare un mega, però ripeto, alle 3:15 del mattino la telefonata, cioè il telefono, non è una gran cosa. Speriamo che sia l'ultimo, ma non lo sarò di sicuro. Il 49enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato. Nei suoi confronti, inoltre, il questore ha emesso un provvedimento di foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Arezzo per 3 anni.